Ciao a tutti amici della community di Halifax Italia, siamo qui oggi con Benedetta Ponticelli, la nuova voce di Lara Croft del nuovo Tomb Raider. Ciao Benedetta. Ciao, ciao a tutti. Allora, innanzitutto parlaci, dici due parole su di te e sul tuo lavoro, che cosa fai? Io sono una doppiatrice, quindi doppio videogiochi, ma non solo, faccio anche tanti cartoni animati che mi divertono molto, qualche telefilm, ogni tanto anche qualche film. Doppio quello che mi danno da doppiare, un po' di tutto. Un bel lavoro. Quello che... Oh, molto bello, molto bello. Senti, qual è stata la tua prima reazione quando ti hanno detto che avresti fatto la nuova voce di Lara Croft? Io sono stata felicissima all'inizio, poi mentre ero al telefono ancora mi stavano dicendo perché devi venire a fare Lara Croft, mi è venuto in mente che in realtà Lara Croft aveva c'era già una famosissima doppiatrice, quindi ho cominciato a balbettare fra la contentezza e l'imbarazzo di dire sì, allora, non è che c'era. E in effetti era Elda Olivieri, che è una mia cara amica, oltre che collega, e ho avuto il permesso, nonostante la riservatezza assoluta su questo videogioco, di chiamarla. Sono cose top secret. Assolutamente, non ho potuto dirla nemmeno a mio cognato, che è un grande appassionato. No, non le ho potuto dire fino ad ora. Sì, però ero lì che fremevo, non vedevo l'ora di dirglielo. Però ho telefonato a Elda, gliel'ho detto, lei mi ha detto che sapeva che ci sarebbe stata una versione di una Lara un po' più giovane, che quindi è stata molto carina perché ha detto che era contenta che fossi io a sostituirla, quindi sono stata felice e l'ho potuto fare serenamente. L'altra domanda è, hai mai giocato questa, rullo di tamburi amici? Hai mai giocato a Tomb Raider e se ti ha aiutato in questo arduo compito? La verità è che io con i videogiochi sono un'impedita, okay. Sono veramente imbranata. Però ti perdoneremo. Grazie. Però l'ho fatto perché appunto a questo punto ho detto no, non posso astenermi dal farlo, quindi lo devo fare. E è difficilissimo, io ho una grandissima ammirazione per chi riesce a farlo, perché la mia povera Lara andava in giro per lo schermo. Cadeva nei burroni. Sì, giù, ora sparo e poi hop, saltava. No. Quindi sono veramente imbranata. Però devo dire che è stato comunque utile per vedere un po' il tipo di personaggio, l'ambientazione, come funziona, come cosa si deve fare. Ti ha un fare, po' ispirato, questo. Diciamo, sì, qualcosa. Sì. Ma spiegaci un pochino anche quali sono le difficoltà maggiori nel doppiare un videogioco rispetto ad altri tipi di progetti a quali hai lavorato. Dipende dal videogioco, nel senso che ce ne sono alcuni dove bisogna immaginare tutto, assolutamente tutto, abbiamo soltanto il testo, non abbiamo idea, la figurina del personaggio che andiamo a interpretare è soltanto quello. Altre volte invece ho doppiato anche degli esseri umani, che sono gli attori su cui poi hanno fatto il videogioco, quindi okay. In quel caso è molto più semplice ovviamente per noi. E nel caso di Lara la cosa divertente è stata che è stato un gioco in divenire, cioè mano a mano arrivavano delle immagini più o meno chiare. All'inizio si vedeva magari soltanto la bocca, un po' si intuiva l'ambiente, poi piano piano di volta in volta quando tornavo vedevo dei pezzi di videogioco. Infatti all'inizio era molto buffo perché qui dove abbiamo fatto il videogioco, dove siamo fra l'altro adesso, lo studio Synthesis, tutti mi chiedevano, ma com'è questa Lara? Cos'è cambiata? Io dicevo, vogliamo sapere. Non lo so, poi ve lo dico se posso, ma non lo so, non ne ho idea. E quindi, in questo devo dire che sono stata aiutata molto, soprattutto da Emanuele Scichilone, che è il mio angelo custode, che mi ha aiutato nella interpretazione di Lara, perché veramente la difficoltà è quella di capire, perché noi non vediamo il videogioco, lo creiamo insieme, non lo vediamo già. Strada facendo, doppiate mentre parte del gioco viene sviluppato. Sì. E invece hai imparato un pochino a conoscere Lara in tutto questo tempo. Siamo diventate amiche. Quali tratti in comune ti riconosci tra te e Lara, se ne trovi? Io uno l'ho già trovato. Non lo dico. Lo so, me lo dicono tutti, la taglia di regista. Ecco, sì, va bene, perfetto. Ma anche tu ce l'hai, quindi sì. Su questo siamo a posto. Una e una l'abbiamo trovata. E una l'abbiamo trovata. Andiamo in motocicletta tutte e due, che è una cosa che... Sportive, sì, belle toste. Sì. Siamo due maschiacci, questa cosa mi piace molto. Tu moltissimo. Non usi le frecce. No. Io non uso non le frecce, con no. Le frecce. Però a Luna Park mi piace sparare, questo sì, devo dire di sì. Amici. In contesto protetto. Tenetela d'occhio. Sì. Ultima domanda, se hai qualche consiglio per qualcuno che vuole intraprendere questo difficile mestiere del doppiatore.
studiare. Studiare edizione. E poi tanto è bellissimo perché per noi studiare vuol dire... Io ho studiato e ho fatto il videogioco. Cioè, per noi studiare vuol dire andare al cinema, andare a teatro, fare i videogiochi. E quindi è bellissimo. Però più cose si fanno, più si prende dalle cose che già ci sono intorno e meglio trovare viene. Un po' di ispirazione. Esatto. Grazie mille, Benedetta. Grazie a te. Grazie a voi. Tutti agli amici. Anzi, no, scusate, ho un'ultima domanda da farle. Sì. Questa però non è una domanda. Lo sai il nostro motto? Chi non mette mi piace sulla pagina Facebook di Halifax Italia è uno spettinato.